Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Gaetano Blundo è un pittore che vive a Cagliari, vive da tanti anni a Cagliari, e direi che, escluso i presenti, è da considerare uno degli artisti più interessanti che la Sardegna abbia mai avuto. È un personaggio molto serio, non so se riuscirò a farlo parlare, molto chiuso, molto riservato, però è, come dicevo, è molto interessante per le cose che fa. È uno che si è portato all'avanguardia già da moltissimi anni, periodi un po' diversi da questi, dove succedono molte cose, periodi in cui lo sbeffeggio, ricordi Gaetano, i tempi della mostra al Portico Sant'Antonio. Sì. Ecco, la gente andava via veramente incavolata, diceva che le cose che esponeva Gaetano Blundo non erano arte, perché l'avrete capito, ci sono molte persone che sanno perfettamente cos'è arte, e guai se qualcuno non è d'accordo con loro. Abbiamo avuto nella storia persone molto influenti che proprio in virtù di queste loro convinzioni non ci mettevano molto a bruciare le cose in piazza, a deportare questi artisti, a fargliene di tutti i colori. Per fortuna Gaetano non viveva in un periodo così triste e quindi si è salvato. Però penso che abbia offerto a molti ben pensanti così lo spunto per sentirsi loro i ben pensanti un po' così fuori dalla logica, fuori dalla comprensione. Infatti è vero, non capivano sì, che poi in fondo erano esperienze che noi abbiamo fatto nel 60, non erano neanche così nuove, così rivoluzionarie come si pretendeva da parte di chi si scandalizzava. Sì, ma si sa chi Lacerati, in effetti Burri li faceva già da qualche anno, Fontana le tele li aveva già tu tagliate. Pensi che i sacchi di Burri oggi a Cagliari avrebbero un'accoglienza molto, molto diversa? Ma chi lo sa, forse c'è più indifferenza adesso, ma non è detto. Probabilmente qualcuno si scandalizzerebbe ancora. Lo credo anch'io. Senti Gaetano, forse è bene così inquadrare la tua pittura per quanto possibile, così dai microfoni, descriverla. Gaetano Blundo ha fatto questi sacchi 15 anni fa, 16 anni fa. Oggi è, diciamo così, più pittore. Quelle esperienze erano esperienze importanti proprio perché si viveva una temperie culturale allora, come vi dicevo all'inizio, ben diversa da quella di adesso. Non so, per farvi un esempio, un artista che volesse fare una mostra a Cagliari, un giovane artista, doveva fare i conti con quattro santoni, di cui adesso non dico i nomi così per non creare polemiche. Erano quattro santoni che ovviamente facevano pittura come avrebbero dovuto farla 200 anni prima, naturalmente, quindi con un ritardo di 200 anni, e pretendevano ovviamente di imporre dall'alto della loro santonità, ecco, questi loro criteri, quindi i giovani venivano esclusi. E allora in quel periodo, ecco, Gaetano è stato uno dei fondatori, uno dei primi gruppi, dei primi raggruppamenti che mettessero assieme così artisti che avevano desiderio di fare delle cose ma non potevano operare perché mancavano le strutture, quindi sì, era necessario riunirsi a vedere cosa si poteva fare assieme. Mi riferisco sì, allo studio 58, studio 58. In effetti non sì. Abbiamo aspettato i santoni che ci aprissero le gallerie o altro, ci siamo organizzati tra pittori, qualche poeta, italiani anche stranieri. Ecco, abbiamo trovato un ottico che ci ha messo a disposizione il retrobottega, cosa abbastanza singolare a Cagliari in genere. Beh, non era un ottico italiano. Sì, non so se si può fare il nome, si chiamava Franz. Ma sì. Sì. E siamo partiti così, in effetti. Abbiamo fatto anche delle mostre per un anno, sempre in questo bucigattolo. Si ricorda la mostra di Iglesias, per esempio? Ecco, ricordi questa esperienza? Vale la pena forse raccontarla? E quella forse l'hai vissuta più tu, io sì, era già qualche anno dopo questa mostra dedicata così all'Algeria, alla lotta di liberazione di questo popolo, proprio era il momento più caldo della guerra algerina. Avevamo fatto una mostra a Cagliari al gruppo d'iniziativa e poi la mostra è stata trasferita ad Iglesias, questa volta in strada però, quindi ad Iglesias l'impatto col pubblico è stato molto più interessante, la gente è stata stimolata.
Sì, la reazione fu abbastanza violenta. La reazione, sì, quello puoi descriverla meglio tu che stavi nella zona in quel periodo. Ah, niente, diciamo che la gente era imbestialita perché le cose che si presentavano erano intanto linguisticamente abbastanza, diciamo così, difficili. E poi, contrariamente a ciò che avviene adesso, oggi è abbastanza, diciamo, scontato che un artista si interessi di politica, cioè sia una persona che vive a tempo pieno la sua vita, no? Con tutte le componenti, quindi anche quella politica. Allora il discorso è molto diverso, diciamo che ancora oggi agli occhi dei benpensanti questo problema non dovrebbe porsi, l'arte dovrebbe stare, dicono i benpensanti, al di fuori della politica, che significherebbe che dovrebbe stare al di fuori della vita, mi pare una cosa abbastanza improbabile. Ma in quel periodo l'impatto era molto più difficile di quanto non possa avvenire oggi. Quindi mostrare cose che erano inequivocabilmente impegnate politicamente, non c'erano dubbi assolutamente, e metteva la gente appunto nella condizione di non accettare, cosa che avviene ancora oggi, ripeto, perché sì, però appunto vedi, la tecnica repressiva è sempre la stessa, magari, perché anche in quel caso era successo che il pretesto era stato un nudo, sì, sì. Cioè non aveva il coraggio di dire noi siamo per il colonialismo, siamo contro un'Algeria libera, eccetera, voi ci rompete l'anima con questi discorsi che fate nei quadri. No, c'è il nudo, si strumentalizza così la sessuofobia che c'è ancora così nella nostra civiltà. E, sì, non so, vediamo il film di Bartolucci, per esempio, in questi giorni. Sì, sì, non cambia molto, purtroppo. Va bene, poi c'è stata una tua esperienza appunto nel gruppo d'iniziativa. Il gruppo d'iniziativa mi pare sia nato proprio per questa esigenza di vestirsi proprio in pieno, di calarsi in pieno nell'homo politicus. Nel primo raggruppamento, quello di Studio 58, c'erano un po' tanti artisti e tanti discorsi. Sì. Nel gruppo di iniziativa in effetti c'era già un'esigenza così di impegnarsi politicamente a sinistra, di fare i conti con la realtà contemporanea, con delle scelte precise. E così sono venute fuori delle mostre un po' diverse da quelle che si facevano, che erano più individuali, quelle di Studio 58. Ognuno si presentava così a titolo individuale. Ecco, nel gruppo iniziativa, forse l'elemento che li ha caratterizzato l'attività del gruppo è stata le mostre fatte all'illustrazione di certi poeti, Francesco Masala fra i Sarti, Nazim Hikmet, cose del genere. Cioè sempre, in ogni caso, personaggi molto impegnati. Mi pare che sia stato il periodo in cui avevate teorizzato proprio sulla necessità di palesare in maniera inequivocabile la vostra direzione politica. Era il periodo in cui, per esempio, avete inventato o reinventato le scritte. Sì, è nato in quel clima il discorso. Il manifesto è abbastanza successivo, è del 64, è stato steso nell'estate del 64. Questo manifesto che si diceva, beh, se vogliamo fare un discorso politico smettiamola di fare gli operai col pugno chiuso, che è un discorso in fondo abbastanza equivoco, usiamo un linguaggio verbale, scriviamo chiaro e tondo quello che vogliamo sul quadro, magari scriviamoci viva Lenin, che è già più chiaro di un'immagine che può essere così di un populismo abbastanza scontato in fondo. Cioè il manifesto era un po', diceva queste cose, poi alcuni di noi ci hanno lavorato, altri no, e quindi è finito un po' lì. Non... Sì, vedo però che è ancora questo elemento linguistico, vedo che è ancora presente nei tuoi quadri. Qui davanti abbiamo dei disegni, vogliamo cercare di descriverli. Sì, in effetti sono disegni di quest'ultimo periodo, di questo mese, diciamo, di settembre. C'è una... in questa serie proprio c'è una scritta, Cross Now, che insomma attraversa adesso, è il corrispettivo del nostro avanti dei semafori, nei semafori sì. Londinesi. Sì. Certo, attraversa la strada, ma vuol dire tante cose. È chiaro che non si tratta di attraversare solo la strada, il significato a questo punto viene esteso. Ecco, io mi permetto di così rendere un po' in soldoni quello che tu dici, non perché i nostri ascoltatori non abbiano loro la capacità di così rilevarlo, solo che lo strumento è un po' diverso, magari una cosa si ascolta mentre si sta conversando. Ecco, c'è questo in Gaetano Brundu, c'è sempre presente questo sottile senso dell'ironia, anche attraversa adesso, Crash Now. Sì.
Sì, sbrigati, ecco, puoi lampeggiare, sbrigati. reso coi puntini, ecco qui, no? Sì, ecco. Sbrigati, il tempo sta per passare, è chiaro che Cioè, c'è non è riferito l'estensione del solo, concetto. ecco, solo ad attraversare la strada, dico, in un periodo politico come questo le allusioni non si contano probabilmente. Sì, vedo che hai degli appunti qui. Ma non so se possano servire molto, in fondo. Cosa possiamo dire? Sempre di questi disegni, so che il problema è un problema di oggi, che a parte questo discorso che dicevi tu, in fondo si tratta un po' di ritrovare le nostre radici, le radici di certi condizionamenti che abbiamo subito. Proprio questo attraversare, questo muoversi, muoviamoci. Questi condizionamenti ci determinano senza che noi si riesca a riappropriarsi un po' della nostra, della propria vita. Ragioni tipo strutturali, ma ce ne sono anche a livello psicologico. Quindi possiamo agire su questo. Ecco, attraversare è un atto di volontà, l'invito ad attraversare ora. Poi c'è E poi, l'impatto. ecco, poi c'è questo, in questi disegni, ecco, vedi, c'è l'idea di una tensione, perché sul lato del foglio c'è la scritta, magari lampeggiante, appuntino, Sì. per rendere quest'idea che dicevo della fretta. E sull'altro magari c'è questo simbolo, così, questo che abbiamo sempre chiamato leone, un Sì, ho baffo, perché, baffo, sì. nel quale in parte posso anche identificarmi. E allora che non attraversa, insomma, che trova tanti ostacoli o se li pone in modo soggettivo. Sì. Ecco, questa è la condizione psicologica espressa un po' da questi disegni. Poi dunque, non bisognerebbe so se cercare la di. cosa possa interessare gli altri. Beh, sicuramente interessa la difficoltà. Testimonia la propria condizione, poi Certo, no, la difficoltà vediamo è cosa salta fuori. di descrivere un po' le cose di cui stiamo parlando. Però diciamo che tutte le opere di Gaetano Brundu, se sbaglio poi tu mi correggi, mi pare siano caratterizzate da un andamento del segno che così è un po' legato alla spontaneità del segno stesso, al fatto che è il braccio che Sì, lavora in un proprio certo gli modo. automatismi sono Ecco, quelli proprio dei questione. surrealisti, Esatto. che per me sono ancora validi come fatto creativo per uscire proprio dai condizionamenti delle forme acquisite, dai condizionamenti culturali. Sì. Ecco, questo andamento ovviamente lo porta, non so, in alcune esperienze a rarefare moltissimo il suo disegno. Per esempio questo di cui parliamo, Cross Now, con i puntini, è un disegno molto rarefatto, molto essenziale, sottilissimo, così. Mentre ce n'è un altro dietro che è molto denso di segni. Addirittura hai cercato di alleggerire scrivendo, pitturando In col bianco con bianco. la tempera, sì, sul Questo disegno invece ad inchiostro. anch'io. La scritta, il Cross Now, è fatto con larghi tratti a pennello, bianco, e sul fondo invece, chiamiamolo fondo, non c'è un'illusione tipo prospettico, non ci vuole essere, ma Certo. sul fondo così reale della carta c'è questo groviglio di segni, questo intrico così che è Sì, questa sempre legato scritta alla che. necessità di esprimere così, diciamo degli stati d'animo per Sì, intenderci, sì, una sì. situazione psicologica. Ecco, cioè tu dici che l'unica salvezza in qualche modo È è. attraversare adesso. No, volevo dire, tu Sì. facevi una differenza poc'anzi fra condizioni strutturali, questo vuol dire tutto ciò che è intorno a noi, e condizioni psicologiche. Il punto di salvezza mi pare che tu adesso, in questo momento, dal punto di vista individuale, lo individui appunto nella messa a punto della tua personale presenza, individualità, Sì, psicologia, cerchi di. l'importanza dell'atto di volontà, insomma, non Esatto. aspettare che cambino le strutture. Esatto. C'è bisogno anche di azioni così, anche a livello Individuali, sì. individuale, Ecco, questo è molto perché non importante. possiamo dire, bah, aspettiamo, cambieremo le strutture un giorno o l'altro e allora automaticamente a livello sovrastrutturale cambierà tutto. Non possiamo aspettare, è chiaro che ci vuole Certo. una tensione diversa tra struttura e sovrastruttura. Anche perché le strutture non le cambierà sicuramente Poi non si Gesù cambiano da bambino. sole, poi non possiamo aspettare tanto. Certo, quindi c'è questa necessità di intervenire così individualmente, non fosse Anche altro, anche individualmente. individualmente, non fosse altro recuperando se stessi, perché il problema è sempre questo: le strutture sono il più delle volte il portato del potere, però il potere è anche sostenuto da molte individualità che, non ponendosi, diciamo, in senso critico nei confronti del potere stesso, accettano passivamente ciò che il potere impone. Ecco, quindi questa presa di coscienza individuale è
come minimo da considerare un primo passo, ma non per questo poco importante, un passo molto importante che ciascuno di noi dovrebbe compiere così nel suo settore. Tu lo fai attraverso le opere, cioè attraverso questa messa a punto delle sollecitazioni esterne che tu ti riproponi nei fogli, nelle tue tele, come elemento dialettico di riflessione sulle cose stesse. No? Sì, nelle tele magari c'è più portata più avanti questa esperienza di colore, che è un altro problema che in fondo mi interessa. Ecco, di questo io direi che sì, potremmo parlare dopo, anche perché adesso dovrebbe andare un altro stacco musicale, poi riprendiamo il discorso proprio sul colore che mi pare molto importante. Sempre Arte 24, Tonino Casula e Gaetano Brundu ai microfoni di Radio 24 Ore. Si diceva poc'anzi che una delle componenti che caratterizzano il disegno, così l'impianto non cromatico delle opere di Gaetano Brundu, ha un andamento così in qualche modo automatico, in qualche modo anche onirico, così di sogno. Gaetano però nello stesso tempo diceva che bisogna recuperare la propria individualità, decondizionarla da tutti gli avvenimenti sovrastrutturali che pesano su ciascuno di noi, e quindi è evidente che un recupero totale non è che lo si abbia seguendo semplicemente automatismi e così andamento onirico nelle opere. E infatti Gaetano, che è avvertito, che sa queste cose, che diciamo non è nato ieri, interviene in qualche modo. Ecco, si salva, mi pare, col colore. Vuoi parlarcene, dirci un po' com'è che lo intendi? Beh, nel colore c'è la dimensione, diciamo, scientifica, cioè quello che si sa oggi a livello di fisica del colore. Ecco, a un certo punto so che se uso i complementari ottengo un certo effetto, eccetera. Però c'è proprio la paura di usare in modo meccanico le nostre conoscenze così strutturate, così a livello scientifico, nei nostri quadri, perché è chiaro che non possiamo fare delle tavole dimostrative di teoremi. Certo. Dobbiamo fare qualcos'altro, dobbiamo inventare, aggiungere qualcosa a quello che è stato fatto finora, e quindi lo spirito con cui affronto il problema del colore è questo. E un po' in grandissima misura ricorro a procedimenti che in fondo sono stati usati già dai surrealisti, quelli dell'automatismo soprattutto, lasciare molto spazio alle nostre compulsioni irrazionali, quello che dicevo prima. So che potrei usare i complementari in un certo modo, magari sulla tavolozza li preparo, ma poi decido che no, mi piace più quel certo colore e anche usarlo in quel modo, e non uso i complementari come mi direbbe la tavola. Sì, ma è già molto importante. Lo uso perché mi piace, diciamo. Sì. Ecco, quindi ricorro a queste compulsioni, te le sbatto sulla tela così e poi vediamo cosa succede. Sì, è un po' l'atteggiamento, io ne ho parlato altre volte nel corso di questo programma, è l'atteggiamento che caratterizza un po', diciamo, tutti gli artisti che abbiano un certo manico, ed è quello di così una profonda conoscenza degli strumenti di cui si serve, non per rispettarle sempre fino in fondo. Ecco, tu hai una profonda conoscenza del colore così in termini scientifici, ciò che la fisica ci ha insegnato, ciò che anche altri artisti hanno fatto. Ecco, però non vuoi utilizzare queste cose in maniera meccanica, perché sarebbe un atteggiamento passivo. Sarebbe, diciamo, un ripetere delle cose che si sanno già, che si sono già fatte. Quindi vuol dire questo, che se stando alle così tavole sinottiche, insomma, un certo verde andrebbe bene con un certo blu, ma a te quel certo blu non interessa, non va bene, non ci mette niente a contraddirti, a dire benissimo, sì, anche va meglio. Il concetto del va bene è un concetto storicamente determinato, non esiste un assoluto una volta per tutte, così come non esistono i cosiddetti equilibri, non esistono i valori estetici fuori dalla storia. Storia dell'arte è un'apertura così a nuove situazioni, a nuove esperienze, un inventare continuo, per cui le cosiddette regole in arte, ammesso che esistano altrove, in arte sono assolutamente fuori luogo. Certo, sono però bisogna anche conoscerle se si vuole, ma forse più per evitarle che per altro. Ecco, questa è una cosa che io terrei a puntualizzare, a ripetere bene, perché così molti nostri amici che ci ascoltano probabilmente non
così hanno bisogno, come in tutti i comportamenti della vita, di avere dei riferimenti precisi, ciò che è giusto, ciò che non è giusto, ciò che è sbagliato. Cioè che queste regole sono un fatto già codificato e l'arte in genere è un fatto creativo. Certo. Ma non so, forse possiamo ancora precisare così cosa faccio io col colore, riprendere il discorso che un po' si è fatto con la mostra di Roma nel maggio scorso. Sì. Insomma, posso dire che per quanto mi riguarda, credo che la componente, un po' la molla fondamentale di queste mie esperienze col colore sia un'emozione, cioè proprio questo fatto irrazionale che si diceva, se lo vogliamo chiamare così. Sì. Vi sono altre componenti comunque che posso aver impostato con maggiore o minor rigore, ma credo che queste restino fondamentalmente ai margini di questo mio discorso, oppure vi entrano volta per volta, ma senza rappresentare l'elemento decisivo di questa esperienza. Sì. Insomma, si torna sempre a questa emozione. E poi, insomma, quello che si diceva prima, no? Anche per il colore c'è sempre questa volontà di non adagiarsi su situazioni di gusto acquisito. Per me è un problema molto importante questo, poi non è detto che ci riesca ad andare avanti rispetto a questo problema, sì. Cioè non adagiarsi su situazioni di gusto acquisito, l'esigenza cioè di non stare a ripetere un discorso già fatto da altri. Chiediamoci se è facile questo, insomma, che spazio può avere oggi, 1976, un pittore che voglia portare avanti con un minimo di risultati e di utilità una sua esperienza creativa nell'ambito del colore. Forse la prima cosa da mettere in evidenza è la possibilità che la pittura offre per certe sperimentazioni. Questo è un aspetto così del mio lavoro. Insomma, sperimentazioni grazie intanto alla relativa semplicità dei suoi mezzi e alla loro elasticità per tutta un'ampia gamma di applicazioni. Ma questa esperienza del colore in pittura va affrontata immergendosi in tutta la sua specificità, cioè accettando, quindi esaltando, il limite del materiale, del colore, della tela, delle sue dimensioni, di quello che concretamente riusciamo a farne. Mm-hmm. E quindi a questo atteggiamento è legato anche, è una cosa che avrai notato, questo ridurre in questi anni del formato delle tele. Sì. È 3 anni che non supero più il 60-80, ma in genere il grosso del lavoro si è svolto sul formato 50-60, 50-70. Poi le ricombino, va bene, anche qui c'è un elemento creativo di rimetterle assieme volta per volta con un'operazione pittorica che avviene in galleria, ah, ma sì. Le tele sono piccole. Sì, questa forse va specificata. Proprio perché con la tela piccola riesco a realizzare meglio un certo tipo di rapporto così molto spicciolo, proprio con la pennellata, con la materia, controllo meglio proprio lo stendersi stesso del colore come materia. Cioè in qualche modo riduci le variabili, insomma, no? Cioè giochi le su controllo una meglio, sì. Necessità di controllo. Poi nel momento in cui le esponi, ecco una caratteristica di cui non abbiamo parlato, almeno per quanto riguarda le tue opere recenti, è che Gaetano Brundu, quando espone le sue opere in una galleria, le espone, diciamo così, ammucchiandole, nel senso... Sì, ecco il caso della Duchamp a Cagliari l'autunno scorso, a Roma nella personale, a Bologna all'Arte Fiera, i miei pezzi li ho ricostruiti così volta per volta, per cui apparivano anche le firme rovesciate, perché il pezzo era concepito da solo, ma c'era la stessa struttura logica tra un pezzo in e l'altro gli, di sì. questi, nel lavoro di questi 3-4 anni. Ecco, e allora in galleria volta per volta rifacevo la composizione, seguendo proprio l'estro del momento. Ecco, quello che comunque emergeva nella visione d'insieme di tutte le opere messe una accanto all'altra, ecco, quella che emergeva era questa struttura comune, quindi in fondo anche questa logica che è sottesa a tutte le tue opere, va bene, emozioni quanto vuoi, però c'è sempre il possesso degli strumenti, c'è sempre la consapevolezza di quanto fai, naturalmente senza trascurare la sorpresa per quanto fai. Intanto sì, c'è il non rifiutarle queste emozioni, non rifiutare, esatto. Cioè non rimuovere, poi se la vogliamo mettere in termini di psicoanalisi, sì. Non rimuovere i nostri aspetti oscuri, insomma. Certo. Ma accettarli, fare i conti con loro, magari metterli a confronto invece con certi schemi più razionali, più geometrici e vedere cosa succede, trovare una forma di consapevolezza di tipo dialettico, almeno fra questi elementi, quindi ad un livello che vuole essere più alto. Sì, sì, queste certo. Sono le premesse, poi i risultati sono sempre i soliti posteri, aspettiamo. No, questo no, direi, noi possiamo dirci, i risultati sono buoni e se non ci credete chiedetelo a noi. Ecco, sì. Cosa possiamo fare? Bene, io sono molto
contento che Gaetano sia venuto ai nostri studi e soprattutto che abbia parlato, perché chi lo conosce sa che è sempre molto taciturno e riservato, e mi fa molto piacere che ci abbia raccontato in maniera, credo, molto chiara le cose che fa. Comunque ringrazio anche tutti i nostri amici che hanno avuto la pazienza di ascoltarci e do loro appuntamento a mercoledì, ricordatelo, non è più il martedì, la rivoluzione al mercoledì, per Arte 24. Arrivederci a tutti. Abbiamo trasmesso Arte 24, divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula.